Ciao a tutti e bentornati sul canale di Konnagakure no Filmpato. Quest'oggi siamo in un video un po' particolare, ovvero penso che sarà un video breve. Faremo una missione di caccia qui su Final Fantasy XV. Faremo una missione di caccia abbastanza particolare, penso che farò solamente queste sul canale per ora di Final Fantasy XV, ovvero è una missione di caccia notturna. Abbiamo un bersaglio solo. So how's it Parlando going, con boys? il ristoratore What can I possiamo do you for? appunto scegliere la taglia. Wanna help out with some varmints? Pioggia nella notte, ok. Dobbiamo uccidere un flan. Ora, perché è una caccia particolare quella You nella boys are a notte? brave bunch. Perché di notte, infatti, aspettare il tramonto. Sì, ok, possiamo farlo qui. Però prima di tutto volevo dirvi che di notte possono spawnare i demon. E i demon sono creature abbastanza pericolose. Di sicuro saranno più forti di noi e Take sono, per chi non lo sapesse, il boss che c'era nella Platinum Demo. Ok. È già notte fonda, sarà terribile muoversi. Quindi mettiamoci in cammino. La missione richiede un livello It's 15. time. Gladio, come on. Gotcha. Noi siamo al livello 11, come vedete. Io ho 7 ore, quasi 8, di gioco, sono ancora al capitolo 1, che è il capitolo 5, e sto cercando di farlo Won't tutto al keep you in the 100% questo dark. primo capitolo, anche perché mi ha detto che non potrò tornarci per un bel po' in quest'area, quindi ho cercato di fare il più possibile. Là abbiamo un campeggio che potrebbe tornarci utile per scappare. E vediamo di muoverci di corsa. Ora non so se farvi vedere tutto il tragitto oppure ci troviamo direttamente di là. Ecco. Come volevasi dimostrare, è spawnato un Daemon al livello 30. Ok, i Pyros sono battibili forse. Ok, questo l'ho schivato. No, fa troppo male. Siamo morti. Dobbiamo scappare. Comincia bene questo video. Davvero. Molto, molto bene. Comunque, quello è il nostro avversario di notte. Quindi è meglio non affrontarlo. Andiamo avanti, vediamo di incontrare questi Pyros. Mentre io sento in cuffia lui, che è veramente inquietante. Siamo a 100 metri dalla nostra meta. Speriamo di farcela. No, è tornato. I'm going all out. Just don't be too careful. Qual è questo? No, Mr. Nice Guy. È sempre lui, però è. Beh, questo lo mantengo. Vabbè, a sto punto proviamoci. Ok, questo è sconfitto il Pyros. Ora, lui non so esattamente. Aia, Ignis! No, Ignis è proprio morto. No, lui li evoca. No, 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 non è fattibile questa cosa. Non è fattibile, non è fattibile, via. Però noi dobbiamo andare lì. Come lo aggiriamo, il simpatico Daemon con i Pyros. I Pyros possiamo batterli, sono a livello 15. Non sono un problema. Il problema è il Daemon. A livello 30. Leggermente diverso. Ok, siamo arrivati. Eccolo! Not a fan of mushy desserts. Ok, cosa posso.
Wow. Proviamo con la spada. Non vorrei dire cavolate, ma secondo me... pronto? Con le armi da fuoco? Beh, lui è avvelenato per ora. Ok, perfetto. Chiudiamo con Gladio. Diamogli una bella mazzata con le armi pesanti. Ok, lui è morto. Ha dato anche un discreto numero di punti esperienza. E quindi là ci sono ancora i Pyros. Dobbiamo tornare là. No, niente, ci ho riprovato a scappare da lui, ma... non è fattibile. So we'll just stay out of it. No, it's cool. Gotcha! Let's go. All kidding aside, I hate you. Però un po' li togliamo. Il problema è che lui ci toglie troppo. Potremmo farcela se fosse da solo. Fosse da solo, possiamo farcela. Questo sì. Dobbiamo arrivare lì. Oh, just y'all. Caccia completata. Lui lo abbiamo sconfitto. Ha dato 2390 gil. O gil. Io non so come si pronunci. L'ho sempre pronunciati gil. Anche se penso che la pronuncia corretta sia guil. Come è scritto, ma... intanto vedete come Gladio, che è palesemente Billy. Chi non conosce Billy, vada a vedersi Resident Evil 0 da White God. Perché, guardate, è Billy. Allora, e per me sarà sempre Billy. Queste due quest non possiamo farle perché prima bisogna salire di rango come cacciatori di bestie. E quindi andiamo a dormire. Andando a dormire depositeremo anche l'esperienza che abbiamo guadagnato e in questo modo potremo anche salire eventualmente di livello. Ok, 30 gil costa dormire nella roulotte, però dovrebbe valerne la pena. Dormendo nella roulotte però non c'è data la possibilità di scegliere cosa mangiare. Accampandoci invece sì. Comunque, visto che abbiamo finito anche abbastanza in fretta questa caccia, io direi di farvi vedere una cosuccia. Una cosuccia che ho trovato e che a me piace un casino. Seguitemi, andiamo a nord. Nord-ovest della mappa. Dovremmo incontrare qualcosa. Penso che si commenti da sola questa scena. Comunque, in sottofondo, oltre a Prompto che cantava, abbiamo sentito il ruggito di quello che stiamo andando a cercare. Ovvero il mio nemico, che penso che un giorno lo batterò. Io l'ho già battuto sulla demo. Non l'ho ancora fatto qui. Ci scende da lì. Però io non voglio passare da lì. No, no. Eccolo. Da qua sopra riusciamo a vederlo. Portiamoci in un punto abbastanza sopraelevato. Eccolo. Non sto scherzando, questo potrebbe essere male. Quindi stiamo solo fuori di... no, it's cool. Ragazzi, siete pronti? Combattiamo!